Radio Radicale, ci occupiamo delle primarie di Genova e della nuova sconfitta della dirigenza del PD e ce ne occupiamo guardandolo da un osservatorio particolare, l'osservatorio Radicale. Infatti siamo collegati in collegamento telefonico con Angelo Chiaverini che fa parte dei Radicali di Genova. Buonasera Angelo. Buonasera, ciao. Allora, dal tuo osservatorio radicale Ligure, come hai visto questa vittoria di Marco Doria? Ma intanto vorrei premettere alcune considerazioni, anche parlando tra di noi, in modo così discorsivo, in questi giorni, prima che si conoscessero i risultati. Ci siamo spesso interrogati sul senso di queste primarie, perché non c'è stato da parte del PD, non c'è stata una sconfessione della Vincenzi, del sindaco uscente. Ci fosse stata, avrebbero avuto un senso le primarie. Dice, vabbè, è un sindaco che si è dimostrato inadatto, non è una difesa d'ufficio della Vincenzi, sto facendo un discorso di principio. Bene, sindaco inadatto, bisogna provvedere a cambiare, quindi giustamente facciamo delle primarie per scegliere il nuovo candidato. Ma nel momento in cui questo non avviene, non viene sconfessato l'operato da Vincenzi, secondo me un sindaco uscente ha tutto il diritto, che si chiami Vincenzi o altro, di ripresentarsi al proprio elettorato, ma che sia sindaco, che sia presidente della regione, che sia presidente del consiglio, ha diritto di presentarsi al proprio operato. A presentare il proprio operato di fronte agli elettori ed essere giudicata ed essere eventualmente cacciata dagli elettori. Questo così è la mia impressione, ma è un'impressione condivisa anche da compagni quando si parlava della questione, senza entrare nel merito del governo Vincenzi, insomma. Per quanto riguarda invece questa candidatura che è nata alla fine dello scorso anno, mi pare nell'autunno, proposta, la candidatura di Marco Doria intendo, proposta da alcuni intellettuali genovesi, beh, lì per lì ha sorpreso qualcuno, nel senso che però effettivamente c'è questo bisogno di volti nuovi, di non sentire più le solite tiritere, trite, ritrite, di gente che comunque si combatte con armi più o meno. Insomma, nel PD genovese e Ligure i problemi durano da anni e questo si sa, si sapeva e in questi momenti poi chiaramente affiorano più che in altri, i momenti di tranquillità diciamo possono essere mascherati e le rivalità che ci sono acerrime e datate. Vengono in qualche modo nascoste, chiaramente nei frangenti in cui poi ci si gioca tutto, e poi queste cose producono il risultato che abbiamo visto tutti, questo senza no, nulla togliere ai meriti di Doria che ha saputo inserirsi in una querelle e a sfruttare a suo vantaggio le divisioni, le guerre sotterranee e quindi insomma il risultato che non era così scontato, però molti di noi lo mettevano in conto perché insomma due candidati del PD non era facile, si sarebbero divisi i voti, questo lo si sapeva e a quel punto diventava un'impresa per chiunque. Poi il risultato è andato per Doria, è andato al di là delle aspettative, io suppongo anche delle sue aspettative, però evidentemente è stato premiato il volto nuovo e sono state penalizzate queste diatribe che insomma, sono affiorate in questi mesi. La Vincenzi messa un po' alla berlina, mai difesa, insomma non ha assunto una posizione il PD e quando non si assumono posizioni non si viene premiati. Credo che la lezione
non servirà un granché, considerato che di lezioni ne ha già avute parecchie. Vabbè, insomma, chiedimi quello che vuoi. No, niente, tra l'altro era anche appoggiato da Doria, era appoggiato anche da Don Gallo, con cui mi pare anche i radicali, anche la Lega Genovesi, hanno, no, un rapporto storico, no? Sì, ma sicuramente ha avuto degli appoggi importanti qui a Genova, ma non solo di Don Gallo, ma dei comitati, si sono mobilitati i quartieri. Poi, ripeto, una candidatura, un volto nuovo, anche se è stato in anni abbastanza lontani ormai, anche consigliere comunale a Genova, però insomma erano anni che non faceva più politica attiva, si era mantenuto al di fuori, mi pare che sia uscito nel 93, anni di Mani Pulite, insomma, di grandi sconvolgimenti, e da quella data mi pare non abbia più partecipato attivamente alla vita politica cittadina, se non manifestando laddove ha ritenuto opportuno. Insomma, mi pare che nei suoi siti si parli del G8, di momenti di difesa della democrazia. Insomma, la sua estrazione è quella, per cui ha saputo un attimo anche rappresentare delle istanze che erano rimaste orfane da un bel po' di tempo, si sono convogliate sul suo nome e hanno poi prodotto questo risultato. Ecco, tra l'altro appunto ci dicevi, no, dell'appoggio ai comitati, così, cioè Genova, insomma, Genova è legata appunto al centro-sinistra, quindi rispetto, si potrebbe fare un'analisi anche così approssimativa del voto, come chi ha votato per Doria e chi invece ha mantenuto il suo voto sulle candidature tradizionali? Ma sicuramente, come ti dicevo, una parte di Genova, ma poi nemmeno localizzata, perché uno potrebbe dire il centro storico, Don Gallo, sì, ha una grande influenza. Direi che le preferenze a Doria sono arrivate un po' da tutti i quartieri, quindi non si può nemmeno fare un'analisi di quel tipo. Credo che molti elettori del PD abbiano deciso di saltare un turno, di saltare un giro, che non siano andati a esprimere una loro preferenza alle primarie. In effetti, rispetto mi pare di aver letto che rispetto alle primarie precedenti, dalle quali era uscita la candidatura Vincenzi, c'è stato un deciso calo davvero deciso, perché da 35.000 a 25.000, capisci bene che il calo è stato davvero importante. Arguire che sia dovuto a una disaffezione, a una insoddisfazione di come è stata in questi anni condotta la politica del PD qui a Genova e in Liguria. Ecco, invece appunto, diciamo, come radicali genovesi, questa vicenda vi è totalmente estranea? Beh, non è proprio così, non è proprio così. Direi quasi siamo stati un po' costretti anche a rimanere alla finestra, perché diciamo che la situazione è nazionale e anche cittadina non è delle più rose per noi, per i nostri temi. È un paese che si sta richiudendo, è un paese sulla difensiva, e i nostri temi sono difficili in questo momento. Non per questo non dobbiamo portarli avanti, ovviamente, ma credo che le possibilità di confronto è produttivo, efficace, efficiente con le altre forze politiche non siano facili oggi. Non siamo stati cercati da nessuno, non abbiamo cercato nessuno. Poi in questo clima era anche difficile avere degli interlocutori, insomma, perché c'erano interessi all'interno di uno schieramento visibilmente contrapposti. Non abbiamo ritenuto
di dover prendere una decisione. Ognuno ha espresso delle proprie considerazioni in privato, qualche volta in pubblico c'è stato un appoggio, se vogliamo dire, individuale di Alessandro Rosasco alla Vincenzi, ma insomma la cosa è finita lì, ecco. Rosasco aveva specificato molto chiaramente che le sue considerazioni erano assolutamente personali. Direi che per quanto ci riguarda, e soprattutto per la battaglia nostra attuale di questi mesi dell'amnistia, direi che il confronto è trasversale, troviamo interlocutori a destra, a sinistra, pochi per la verità, però li troviamo, e su quello dobbiamo lavorare, secondo me, cercare consensi trasversali e riuscire a ottenere quello per cui stiamo muovendoci da ormai molti mesi. E però questo appunto è quello che è successo e in parte lo stai dicendo anche per il presente, ma anche per il futuro. Probabilmente si andrà verso una campagna elettorale e lì probabilmente una figura come Doria potrebbe essere un interlocutore per qualche, diciamo, in qualche modo anche su questi temi, per esempio? Io penso di sì, penso di sì. Ti dico, il sindaco Vincenzi era stato alla nostra fiaccolata, aveva presenziato a quella iniziativa, era anche intervenuta con un discorso importante, credo che l'abbiate mandato in onda anche voi. Doria mi sembra che nei suoi giri di presentazione della proposta della sua candidatura sia stato anche in carcere e quindi ha mostrato una qualche attenzione al problema. Io ti dico, non ho approfondito moltissimo il suo programma, mi sembra, come tutti i programmi, un po' vago, cioè è difficile anche entrare nel merito delle questioni. Sì, disegna una città, disegna alcune proposte, la Genova industriale, la Genova portuale, però cioè, bisogna anche considerare che è una persona che è rimasta fuori dalla politica attiva, anche se sicuramente i suoi interessi sono quelli da sempre, da quando era ragazzo, e quindi è difficile per lui, avrà, se sarà eletto, sicuramente bisogno di un periodo di rodaggio proprio per entrare nel merito delle singole questioni, che sono tante qui a Genova, sono tantissime. È una città che non ha più un'anima, è divisa tra vocazione turistica e portuale, commerciale, ci sono dei rimpianti vetro-industriali. Cioè, credo che la cosa che manca a questa città sia soprattutto un progetto, che città vogliamo, e poi di conseguenza dire dei sì e dei no. Ci sono invece dei no a prescindere, no la gronda, sia la gronda. Cioè, il problema, secondo me, fondamentale è capire che città si vuole e poi da quello far dipanare la matassa e dire, allora, se si vuole quel tipo di città servono questi interventi, se si vuole una città di un altro tipo questi interventi non servono. E credo che però sia prematuro anche chiedere a Doria che si esprima compiutamente a Doria, come a qualsiasi altro prossimo candidato, che si esprima compiutamente su questi argomenti. Sì. Se vuoi ti regalo una chicca che mi è stata riferita. Sì. A una domanda di un giornalista proprio durante la sua visita in carcere, qualcuno deve aver fatto una battuta del tipo, ma tu, rivolta appunto a Marco Doria, ma tu tra Bindi e Pannella chi preferisci? Ha risposto Bindi. Non so se sia molto indicativo o se sia comunque, come dire, una richiesta di, anche perché sembra che leggendo i giornali alla notizia della vittoria di Doria la Bindi si sia espressa con un "oh Gesù", ecco, quindi può anche essere che Doria cerchi di recuperare qualche consenso anche, come dire, nei moderati del PD. Oppure un amore non ricambiato.
Sì, al momento sembrerebbe non ricambiato, però chissà, magari ci sono anche dei matrimoni di interesse, lo sappiamo, quindi potrebbe anche essere che, non è detto che siano i peggio riusciti, può anche essere che capiti questo. Bene, allora con questa chicca chiudiamo questa nostra conversazione. Ti ringrazio, ringrazio Angelo Chiaverini. Grazie dei voi. Radicali di Genova, e a risentirci a presto. A presto, ciao, arrivederci a tutti.